Federica Lepanto ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Visto. La vincitrice del Grande Fratello 2015 ha smentito le voci che la vedevano tra le future troniste di Uomini e Donne. Ha spiegato, inoltre, che se dovesse ricevere una proposta da Maria De Filippi non accetterebbe. Sono solo voci, ma anche nel caso in cui Maria De Filippi mi convocasse, non lo farei. Aver provato a vivere una storia in televisione, per come è andata, mi ha fatto cancellare l'ipotesi di trovare l'amore davanti alle telecamere. Non sarei mai convinta fino in fondo delle intenzioni dei corteggiatori e, se accettassi, tradirei me stessa. Dunque, non cercherebbe mai l'amore davanti alle telecamere, ma continuerà a farlo nella vita reale. La volontà di innamorarmi e di essere ricambiata, c'è ed è forte. È uno dei desideri che vorrei realizzare nel 2016. In amore, finora, non sono stata fortunata. Ho avuto tre uomini che mi hanno deluso. Però sono ottimista. Sono una sognatrice e nelle persone tendo a vedere il bene. Questo mi ha favorito nei rapporti umani. Non ho mai avuto problemi a trovare nuovi amici, ad eccezione dell'esperienza nel Grande Fratello, dove Simone e Jessica rappresentano a loro volta un'eccezione. Sono sicura che questo mio modo di essere mi aiuterà a trovare l'amore. Federica Lepanto. Approfitto della popolarità per fare beneficenza. L'ex Geffina ha intenzione di prendere parte a diverse iniziative benefiche. Questo è stato il dono più importante che ha ricevuto grazie alla popolarità. Oggi approfitto della popolarità, non tanto per provare ad aprire una porta nel mondo dello spettacolo, ma per fare beneficenza. I miei progetti futuri prevedono l'organizzazione di 5 raduni, in tutta Italia, per raccogliere fondi da destinare ad associazioni come quella di Michelle Hunziker, Doppia Difesa, che si prende cura di donne in difficoltà, o Save the Children, che si occupa di migliorare la vita ai bambini di tutto il mondo. Se poi le luci dei riflettori dovessero spegnersi, almeno avrò realizzato il mio sogno. Ma se la fortuna continuerà ad accompagnarmi, non le chiuderò la porta in faccia. In fondo ho fatto solo un programma televisivo, durato 3 mesi. Tutte le proposte che mi arriveranno, se mai dovesse accadere, le prenderò in considerazione. Sono sincera quando dico che non ho fatto ancora programmi particolari. Chi se ne frega.